tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Tragedia a Monte Maggiore al Metauro, un operaio si spara un colpo di fucile alla testa all'interno della sua auto. Allevatore di Pozzuolo esasperato dai lupi, uccise 12 pecore e danni per migliaia di euro all'azienda agricola. Dopo la bomba a mano trovata sul fondale del mare a Fano da una bambina di 9 anni, il bagnino lancia l'allarme. Qui sotto si trova di tutto. È stato individuato dalla polizia l'uomo che sabato scorso ha imbrattato le lapidi in ricordo delle vittime della Seconda Guerra Mondiale. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti a tutti cari telespettatori di Fano TV, questa è l'edizione di Occhio alla Notizia che si apre con la cronaca. Un albanese di 45 anni, residente domiciliato a Fano da una decina d'anni, è stato arrestato dai carabinieri per spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo una breve parentesi nel campo dell'edilizia, l'albanese si è dedicato assiduamente all'attività di spaccio, collezionando ben 4 arresti sempre per lo stesso motivo, e per questo si trovava ai domiciliari. Aveva affinato col tempo anche una tecnica di spaccio, niente telefono, niente contatti diretti con i clienti, ma nonostante questo gli uomini della compagnia di Fano, coordinati dal capitano Alfonso Falcucci, dopo alcuni giorni di appostamento hanno scoperto il trucchetto. Praticamente l'albanese attendeva i suoi clienti sotto la finestra di casa in via del Ponte, nel quartiere di San Lazzaro a Fano, e lì avveniva lo scambio con le dosi che venivano gettate appunto dalla finestra, mentre il denaro lasciato nel giardino. L'albanese è stato processato per direttissima e condannato ad un anno di reclusione da scontare sempre agli arresti domiciliari. Un operaio di 43 anni, sposato, residente a Villanova di Montemaggiore al Metauro, è stato trovato morto oggi pomeriggio intorno alle 14.30 all'interno di un'auto, una Fiat Multipla, parcheggiata sul ciglio di una strada di campagna. A trovare il cadavere con la testa fracassata è stato uno dei carabinieri in libera uscita, insospettitosi dell'auto ferma con il motore e i fari accesi. Per i militari che indagano sulla vicenda si tratterebbe di un suicidio. L'auto infatti era chiusa dall'interno e sul corpo del 43enne adagiato c'era il fucile da caccia appartenente al padre con il quale si è sparato il colpo alla testa. Domenica scorsa una bambina di 9 anni, Gaia, a pochi metri dalla riva, siamo nella spiaggia di Sassonia a Fano, ha trovato una bomba a mano che poi ha consegnato al papà. Oggi siamo andati ad ascoltare il bagnino che ha visto tutto quanto, che ha assistito alla scena, e sentite che cosa ci ha raccontato, che cosa ci ha detto. Fare un bagno con la maschera per guardare il fondo del mare è una cosa che fanno praticamente tutti i bambini, compresa Gaia, 9 anni, di Perugia, che trascorre i fine settimana con i genitori ed il fratellino di 11 anni in camper a Fano in Viale Ruggeri. Gaia e il fratello usano un filo con una calamita per pescare dal fondo oggetti metallici che quest'anno, a dire il vero, stanno trovando in grande quantità: chiodi, spranghe, cerniere di porte, di tutto. Ma sabato pomeriggio, poco dopo le 15.30, durante uno dei suoi bagni alla scoperta dei misteriosi fondali della Sassonia, la pesca dà tutt'altro frutto. Un oggetto strano, diverso, e lo porta subito a riva. Una ragazzina di Perugia di 9 anni, di nome Gaia, ha trovato un oggetto che lei ancora non aveva capito bene che cos'era, però dai cartoni animati che ha visto e dai film di guerra ha dedotto che era una bomba. L'ha portata al padre, il padre ha detto subito che era una bomba, l'ha portata a me,
ed io ho avvisato il mio capo Enzo Maggi, il presidente dell'associazione Mare Dentro, che si occupa del salvataggio anche lui. E niente, abbiamo allertato la capitaneria di porto, che poi sono venuti i vigili urbani, polizia, hanno chiuso tutta la strada e allontanato tutte le persone che c'erano in spiaggia. Una volta che è arrivata a riva con la bomba, cosa è successo? La bomba dove è stata messa? E l'abbiamo messa in sicurezza vicino più o meno alla doccia, e sopra ci ho messo un salvagente e la bomba l'abbiamo messa in un secchiello pieno d'acqua. I bagnanti si sono accorti di questa cosa? Come è stata la reazione della gente? La reazione che tutti a vedere, ma io dovevo allontanarli, li ho allontanati tutti in attesa dei vigili urbani e polizia, che dopo ci hanno pensato loro con l'aiuto nostro. L'ordigno è una granata inglese Mills, usata sia nella prima che nella seconda guerra mondiale. Il tipo ritrovato da Gaia è un modello N36 del 1942 e come sia arrivata fino a riva non si sa bene ancora. Una situazione davvero pericolosa, quella che si è verificata in spiaggia. La bomba era integra, ma non si può mai sapere l'azione del tempo e della salsedine che effetti possono produrre su un ordigno bellico. Gli artificieri, intervenuti di lì a poco, hanno fatto brillare la granata nel vicino poligono. Strage di pecore in un'azienda agricola del Pesarese. Siamo a Pozzuolo, nel comune di Serrungarina. Noi siamo in collegamento, abbiamo al telefono l'allevatore Michele Vitali. Buonasera. Buonasera. Allora, ci può raccontare intanto che cosa è successo, insomma, come ha vissuto questo attacco da parte dei lupi? Chiediamo scusa per le immagini che vi stiamo mostrando, ci sono persone sensibili, bambini, ecco, magari cerchiamo di evitare di mandarle adesso a tutto schermo, rimaniamo così e prego, ci racconti velocemente che cosa è successo. È successo che stamattina, quando andavo giù per raccoglierle, mi sono trovato una pecora davanti morta, avrà mangiato troppo, come al solito, può anche succedere. Invece mi sono trovata una strage 19-27, e già è la terza volta che succede, però questo, perciò siamo agli estremi, perché non si riesce proprio a vivere così con tutti gli animali, tra i cinghiali che vanno in grano, vanno in... Ecco, la sento molto poco. L'altra domanda che volevo farle, poi la salutiamo e magari veniamo a trovarla domani mattina. Che cosa è, so che voi allevatori avete protestato più di una volta per queste leggi che non vi tengono un po' con le mani legate, non si può fare niente con i lupi che sono una specie protetta. Ecco, c'è qualche passo avanti che è stato fatto dal punto di vista legislativo oppure siete ancora così con le mani legate? Siamo con le mani legate, io essendo la terza volta che mi succede questi casini così, mi trovo un po' messo male, sinceramente, perché il danno anche di stamattina è sui 4-5 mila euro, perciò quando cominci a togliere 4-5 mila euro non è più un gioco. Parlando con i capi, per loro tutto bene, c'è problema. Siamo noi che dobbiamo fare i requisiti più alti, dobbiamo fare le stalle più adeguate ai lupi, no, i lupi e metterli nei posti adeguati a loro. Siamo noi che dobbiamo adeguare i lupi, perciò finché non succede che vanno addosso a un bambino, vanno addosso a una persona, sì, noi siamo con le mani legate, non si può fare niente. Ok, grazie allora, bocca al lupo e buon lavoro. Ha un nome e un cognome invece l'autore del gesto compiuto sabato scorso contro due lapidi commemorative della Seconda Guerra Mondiale. Già individuato dagli agenti del commissariato di Fano, l'uomo che ha imbrattato con del cemento liquido le lapidi commemorative della liberazione di Fano e dei martiri della guerra mondiale, scatenando subito sdegno e indignazione per il deplorevole gesto. È un 65enne fanese già noto agli agenti del commissariato di Fano per i suoi comportamenti eccentrici, che come giustificazione per il gesto ha dichiarato che, a suo giudizio, le lapidi avevano bisogno di manutenzione, cosa peraltro non vera in quanto le lapidi godevano di ottima salute prima del suo intervento. E così ci ha pensato lui. Anche se le indagini hanno escluso la matrice sia politica che dolosa, l'anziano eccentrico nutriva reali intenti manutentivi.
rimane comunque lo scoramento e l'amarezza per i due simboli di libertà e sacrificio della città, deturpati quasi irrimediabilmente. Un episodio sicuramente sgradevole e antipatico, che rappresenta un'offesa per la coscienza democratica, credo, di tutta la città. Fortunatamente, bisogna dire, la Polizia di Stato, e colgo l'occasione anche per un plauso, un sentito ringraziamento, è intervenuta tempestivamente già sabato, individuando anche l'autore probabilmente di questo gesto, e una notizia positiva è che molto probabilmente si può escludere il movente politico, e questo decisamente un elemento che ci solleva, perché sgombra il campo da alcune ipotesi, da alcune preoccupazioni. Resta ovviamente un episodio, come dicevo, sgradevole, che ha colpito la memoria di Amilcare Biancheria, di Temistocle Paolini, di Renata Marconi. In particolare in quest'ultimo caso, veramente gesto antipatico, oltre che sgradevole, perché si è offesa la memoria di una ragazzina di 14 anni e di un bambino di 8 anni. Ecco, francamente un episodio che ci sentiamo anche come amministrazione comunale di stigmatizzare, e ci siamo già attivati con la collaborazione dell'ufficio tecnico per fare una valutazione di quelli che sono stati i danni e per mettere in campo quanto prima, in maniera altrettanto tempestiva, degli interventi di pulizia e di ripristino delle due lapidi, in modo di poterle riconsegnare alla città con la memoria, con la preziosa memoria che fino ad oggi hanno preservato. È stato inaugurato lo spazio eventi, un parco politematico di circa 2 ettari che rimarrà allestito all'aeroporto di Fano fino all'11 di settembre. Ad aprire ufficialmente la manifestazione è stato il sindaco di Fano Massimo Seri, con gli assessori Stefano Marchegiani e Carla Cecchetelli. Il parco rimarrà aperto tutti i giorni feriali dalle 15 alle 20, mentre il fine settimana dalle 10 alle 20. Sabato e domenica scorsi invece a Serungarina si è tenuta la festa della pera angelica, il frutto antico che, grazie alla trasmissione di Antonella Clerici, Ti lascio una canzone, è conosciuta adesso in tutta Italia. Serrungarina e il suo gioiello, la pera angelica, sono salite alla ribalta nazionale grazie ad una bambina dalla voce d'usignolo ed una trasmissione televisiva, Ti lascio una canzone, dove in una puntata una compiaciuta Antonella Clerici, in barba alla scaletta del programma, ha addentato golosamente il frutto omaggiatogli dalla piccola concorrente. Com'è che si fa? Da lì in poi i produttori locali sono stati subissati di telefonate da tutta Italia per avere informazioni, conoscere e comperare le famose pere angelica, frutto raro e pregiato. Agli inizi di settembre ogni anno a Serrungarina si tiene la festa che festeggia il suo frutto, con la festa della pera angelica, che anima il centro storico con botteghe e locande fra degustazioni, spettacoli e convivialità. Non mancano spazi artistici dedicati all'arte dell'acquerello e della ceramica. La festa della pera angelica serve anche proprio a questo, per promuovere questo prodotto, per farlo conoscere, per fare un omaggio proprio alla pera angelica. Il periodo è questo, perché questo è il periodo in cui la pera angelica, solitamente, poi dipende anche dalle stagioni, ma questo è il periodo in cui si matura e quindi in cui si può assaporare maggiormente questo frutto e il gusto di questo frutto. La pera angelica, di origini non precisate, era già conosciuta fin dal 1800, ma nel comune di Serrungarina la storia di questo frutto antico parte dagli anni 70, dove alcuni coltivatori conservavano alcune piante. La storia attuale, invece, che ha rivalutato questo fantastico prodotto, è derivata da una ricerca ed una tecnica produttiva modernissima, che si avvale di consulenze altamente qualificate, come quella del professor Neri. Per la pera angelica è stato fondamentale negli anni passati cercare di fare un lavoro di recupero della produzione, da produzione tradizionale a prodotto tradizionale prodotto con tecniche moderne. In tutte le produzioni si cerca di mantenere al meglio la naturalezza del prodotto, e in questo caso abbiamo la fortuna di avere veramente un prodotto originale che è diffuso sul territorio da parecchi anni, con alcuni cultori, sono veramente degli agricoltori, ma dei cultori della varietà, che sono bravi e hanno anche
E oggi lo dimostra anche qual è la forza di questo territorio, avere delle colline ben esposte alla luce, che sono ventilate, che hanno la possibilità quindi di asciugare il frutto già sull'albero, anche se c'è una pioggia o se c'è una forte umidità. Questo perché? Perché il territorio deve aiutare in questo processo di intensificazione della coltura senza perdere le caratteristiche del prodotto. È di 1978 euro, l'incasso è stato versato nel conto corrente 31314 aperto dal Comune di Fano ed è il frutto della serata in coro per il concerto organizzato dalla Cappella Musicale del Duomo di Fano nella Pinacoteca San Domenico, a cui hanno aderito altri tre cori, due di canto gregoriano e uno gospel, una serata di grande trasporto emotivo per tutti i presenti, per la magia creata dalle voci e dai pezzi eseguiti, in cui musica sacra si è fusa con la musica popolare e con il gospel, con l'unico intento, quello di aiutare le popolazioni terremotate. Alla BCC Arena di Tre Ponti di Fano invece c'è la serata conclusiva della rassegna 2016 del Teatro Sotto le Stelle, con la rappresentazione della compagnia dialettale Francesco Della Betta, che porterà in scena A che ora passa la Corriera delle Otto, che chiaramente, come tutte le commedie, è in dialetto. Prima di salutarci, diamo un'occhiata a questa segnalazione, a questa fotografia. Qui siamo in viale Primo Maggio a Fano, tra il civico 101 e il 103. Come si può notare dalla foto, c'è un foro piuttosto profondo, un buco sull'asfalto. Per ora queste, chiaramente, le dimensioni non preoccupano più di tanto, ma il nostro segnalatore si domanda se con il maltempo in arrivo nelle prossime ore, entrandoci l'acqua piovana, questo buco si può allargare, si può allentare il terreno, peggiorando quindi la situazione. Mercoledì torna Primo Cittadino, il sindaco Massimo Seri qui nei nostri studi per parlare con voi, per rispondere alle domande di voi telespettatori. Potete già inviarle al nostro numero telefonico WhatsApp 338-4968-250 oppure a redazione@occhiolanotizia.it. Il telegiornale è finito, grazie per la vostra attenzione. A voi tutti l'augurio di una buona serata. Arrivederci.